Dottor Pasquale, la Camera di Commercio appoggia questo progetto, un progetto comunque curioso, simpatico, ma perché? Allora, la Camera di Commercio sostiene un progetto più ampio di riqualificazione del turismo in provincia di Savona. Allora, il golf è un tema già presente sul nostro territorio, noi abbiamo un campo di golf importante a Garlenda e questa manifestazione di Alassio, quindi per le strade di Alassio, è un modo per dare una collegamento diretto, una visione di tipo più popolare, più diffusa di questo sport, che è uno dei punti chiave di una riqualificazione dell'offerta turistica, perché c'è Garlenda, c'è Albisola, ci sono altre realtà della Liguria e della provincia di Savona che offrono la possibilità ai golfisti di venire qui a coltivare la loro passione, soprattutto nei mesi invernali, quando da altre parti magari non è facile calpestare un green. E allora questo è il motivo per cui noi sosteniamo questa iniziativa e la sosteniamo perché riteniamo che lo sforzo degli operatori e delle associazioni di categoria, poi della Confcommercio, che è una delle più importanti, vadano in tutti i modi aiutate perché qui noi ci giochiamo la possibilità di creare un'offerta turistica adeguata ai tempi e capace di attirare sempre più persone sul nostro territorio. Uno sport per strada vuol dire portare gente nelle vie di Alassio e portare gente in città. Ma è anche un modo per diffondere questo sport anche da persone che non hanno mai visto un campo da golf, una mazza, perché magari possono affascinarsi e implementare, a prendere anche loro un po' di passione verso questo sport che sta crescendo molto, e per la nostra regione, come dicevamo, è uno degli aspetti più interessanti per attirare dei turisti, degli ospiti, delle persone che vogliono venire qui.